Allora, buonasera. Cominciamo questo incontro che è dedicato alla presentazione e alla discussione dell'ultimo libro di Gianni Vattimo, Scritti filosofici e politici, che è uscito nel 2021 per la nave di Teseo. È stato curato da Gaetano Chiurazzi, che è qui, per tutti noi Nino Chiurazzi, professore a Torino, e ha una sua presentazione e un'introduzione di Antonio Nioli, che è anche qui presente e parlerà con noi. Questa presentazione, questa discussione è organizzata dal Centro di Studi Filosofico-Religiosi dedicato a Luigi Parison, che è stato il maestro di Gianni Vattimo, e devo dire anche che Gianni Vattimo è uno dei soci fondatori del Centro Parison, cosa che abbiamo fatto nel 1995, 4 anni dopo la morte del maestro. E da allora in poi i cammini del Centro Parison, di Gianni Vattimo e della sua scuola sono proceduti in autonomia, ma anche in amicizia, e diversi allievi suoi, come appunto Nino Chiurazzi, Federico Vercellone, Luca Baggetto, sono membri attivi del Centro Parison. E per questi motivi mi è sembrato opportuno, se non doveroso, organizzare questo incontro dedicato appunto a riflettere insieme con Gianni su questo libro, che raccoglie buona parte, un'ampia parte dei suoi scritti. Non tutti, ce ne sarebbero ancora, ma il curatore aveva a disposizione soltanto 2630 pagine, non si poteva mettere tutto, però la parte principale, più importante, è la messa. Ringrazio per questo i colleghi del Centro Parison, il cui direttore è qui e farà un saluto, Nino. Ringrazio in particolare Alessandro De Cesari, il segretario, che molto ha fatto per l'organizzazione. Ringrazio il circolo dei lettori che ci ospita e i relatori che sono con noi. Dico solo rapidamente 3 cose che mi hanno un po' guidato anche nel pensare di fare questo incontro. La prima: Gianni Vattimo ha sviluppato il suo pensiero soprattutto negli anni 70 e 80, un pensiero che era stato centrale anche nel dibattito del decennio successivo e all'inizio del nuovo millennio. Con alcune nozioni come fine della modernità, secolarizzazione, la sua lettura dell'ermeneutica, poi pensiero debole, con tutte queste ha offerto un'interpretazione dell'epoca, come l'epoca del postmoderno. Un'interpretazione discussa, discutibile, però una lettura complessiva dell'epoca, forse l'unica che è stata data, non solo di quell'epoca, sarebbe da accostare naturalmente Jean-François Lyotard, che è il primo che ha diffuso in filosofia questo termine, che veniva anche da altre discipline, ma anche forse l'ultima interpretazione complessiva dell'epoca in cui si viveva. Dopo è venuta la globalizzazione, che ha, nonostante il nome, ha frammentato il mondo, come dice il nostro collega e amico Giacomo Marramao, unisce e divide, anzi divide perché unisce, e dice così anche con altre parole Carlo Galli. Dunque un mondo alla fine frammentato, unificato ma non unitario, dice Galli, e anche il mondo della cultura ha tante posizioni, ma non c'è più un'unificazione. Quindi la prima osservazione per me è che Gianni Vattimo, con il suo pensiero, ha fornito quella che si può dire l'ultima diagnosi filosofica complessiva dell'epoca, e per questo è stato diventato noto in tutto il mondo. Io posso dire, una volta sono andato a trovare degli amici in Uruguay, mi hanno portato a vedere l'università a Montevideo, sono andato alla libreria, credo la principale del paese, la vetrina principale era tutta piena solo e soltanto di opere di Gianni Vattimo e Umberto Eco, tradotte ovviamente in spagnolo. E questa era la prima cosa. La seconda, guardando la filosofia italiana, direi che, a parte Parison, che comunque è morto nel 91, c'è stato un periodo in cui si poteva dire le voci più significative della filosofia italiana erano
Gianni Vattimo ed Emanuele Severino, di cui Leonardo Messinese è un conoscitore, su cui ha scritto, è un esperto. Ora, tra tutte e due voci certamente importanti, io osservo però che il pensiero di Severino era più, non che fosse difficile nel dettato, ma più difficile da cogliere nel suo nucleo, da fare proprio, anche perché la sua critica del divenire era difficile da fare proprio, direi. Il pensiero di Gianni Vattimo si è distinto, secondo me, per una straordinaria chiarezza, che però non era la chiarezza di chi semplifica, ma era la chiarezza di chi è andato fino al fondo dei problemi e dunque ha unito la profondità con la chiarezza. Terza e ultima notazione che vorrei fare e che mi è suggerita dai due bellissimi scritti introduttivi che ha il volume, soprattutto su questo punto dall'introduzione di Antonio Gnoli, direi che è un pensiero, quello di Vattimo, che lungo tutto il suo percorso, dall'inizio, ma soprattutto il pensiero maturo, ha sempre saputo unire l'essere in sintonia attraverso un lavoro di approfondimento con la grande filosofia, soprattutto Heidegger e Nietzsche, ma non solo, e il radicamento nell'esperienza concreta, nell'esistenza. Queste due cose sempre strettamente insieme, e anche questo mi sembra che sia una caratteristica abbastanza rara nel pensiero con cui ci confrontiamo. Detto questo, avremo adesso il saluto di Graziano Lingua, direttore del Centro Studi Filosofico-Religiosi Luigi Paris, ma anche direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione di Torino, e poi avremo prima due interventi di coloro già nominati, che sono dalla parte di chi ha prodotto il libro, Antonio Gnoli e Gaetano Chiurazzi, e poi due interventi da esemplari in qualche modo dalla parte di chi fruisce del libro, e cioè di Sergio Givone, anche lui allievo di Parison, e Leonardo Messinese, quindi un rappresentante dell'ermeneutica e un rappresentante degli studi sulla metafisica, direttore della rivista Aquinas. Dunque, lascio dunque la parola a Graziano Lingua, che, come ho detto, è il direttore del Centro Parison e del Dipartimento di Torino. Grazie Maurizio, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui per portare i saluti non solo del Centro Parison, ma anche del Dipartimento di Filosofia, perché Gianni ha avuto un ruolo importante in entrambi i luoghi. Ciò che ha fatto nel Centro Parison è già stato ricordato dal collega Maurizio Pagano, nel Dipartimento di Filosofia, che adesso è Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, la traccia di quello che è stato il suo insegnamento, di quelli che sono stati i suoi interessi culturali, quello che è stata un po' la sua eredità, penso la riconoscano tutti, e tutti hanno esperienza oggi quando si va all'estero e si dice, nel mio caso, sono il direttore del Dipartimento di Filosofia di Torino, Gianni Vattimo. Allora, Torino è ancora Gianni Vattimo, e questo non lo dico semplicemente per lusinga, ma lo dico per segnalare come quando si ha anche un impegno di insegnamento, quando si lasciano delle tracce, e poi queste tracce crescono. Sono già stati citati i suoi allievi, e Nino Chiurazzi è con noi questa sera. Quindi per me è veramente un piacere essere qui con voi e essere con Gianni alla presentazione di questo libro. Grazie. Allora do adesso la parola ad Antonio Gnoli, un giornalista notissimo e anche filosofo però, che si distingue per una serie molto ricca di libri, soprattutto in discussioni con figure importanti, anche nostre, non filosofiche, come uno con Bruce Chatwin, uno con Francesco De Gregori, ma altri su Machiavelli con Gennaro Sasso, su Dante con Giacomo Marramao, con Carlo Ossola. Ha lavorato molto con un collega che purtroppo non è più con noi, Franco Volpi, con cui ha scritto I prossimi titani, conversazioni con Ernst Jünger,
e L'ultimo sciamano, conversazioni su Heidegger. Lo ringrazio e gli do la parola. Grazie, grazie intanto anche dell'ospitalità e buonasera. Allora, oggi sono arrivato a Torino da Roma verso l'una e ho pensato di andare a trovare Gianni, perché erano alcuni anni che non lo vedevo, insomma, prima di, diciamo, della riunione di questa sera, quella che ci vede in qualche modo presenti tutti. E l'ultima volta che ci eravamo visti è stato prima della pandemia e poi avevamo discusso anche di questo volume che allora era soltanto, come dire, si profilava come un'ipotesi, un progetto, e poi grazie alla nave di Teseo è diventato un libro, e un libro io credo importante. E quando ci siamo visti, a un certo punto Gianni ha detto: ma quando è che ci siamo conosciuti? Quando è che la prima volta che ci siamo visti? E io gli ho detto: guarda, la prima volta che ci siamo visti credo saranno passati 40 anni, insomma. Pensa, eravamo io e Tito Magri. Tito Magri è uno studioso di questioni, diciamo, molto anglosassoni, insomma, quindi una filosofia, diciamo, agli antipodi dell'ermeneutica paresoniana, ma anche quella di Vattimo, e lo andammo a trovare per fargli una lunga intervista per Spazio 3, che era una trasmissione allora del terzo programma della radio, e ci presentammo con un pesantissimo nagra. E poi Gianni, che allora non conoscevamo, ma con quello che poi avremmo imparato a essere poi la sua apertura, la sua cortesia, la sua gentilezza, ci invitò a pranzo, insomma. E alla fine di questo pranzo disse: però, insomma, siete interessanti, ma siete due modernisti, insomma. Cioè, questa fu la senza nessun riferimento, ovviamente, poi a immagini, diciamo, del cattolicesimo modernista. E in un certo senso io credo che fosse vera questa affermazione. Guardavo anche con un certo sospetto tutto quello che in quegli anni cominciava a delinearsi attorno al postmoderno, di cui Vattimo è stato uno dei grandi interpreti, insieme alla figura di Lyotard, insomma. Ma su due versanti, due sponde molto, molto, sia pure vicine ma diverse. E negli anni sono riuscito ad assimilare questo punto di vista della filosofia di Vattimo, perché ho capito che poi alla base, diciamo, del suo lavoro c'era questa idea dell'impegno, che non è l'impegno, diciamo, ideologico, non è qualcosa che è riconducibile a un'idea di militanza, insomma. È un impegno che si capisce molto bene se si guardano le cose più relativamente più recenti di Vattimo, e cioè questo suo rapporto che è andato nel tempo sviluppando e manifestando, non che non ci fosse prima, ma in realtà diciamo, la linea si è chiarita negli ultimi saggi, cioè questo rapporto col cristianesimo. Che io credo sia fondamentale sia per le radici da cui Gianni Vattimo proviene, maestro indiscusso è stato Pareison, ma quello che a me ho sempre pensato fosse un cristianesimo tout court, lui l'ha declinato, come dire, riassumendo o riabilitando un'idea di cattolicesimo. Oggi, parlandone così, ho detto: ma io, secondo me, tu non sei un cattolico nel senso ortodosso della parola. Certo che non lo sono, ma lo sono in quanto sono nato qui, insomma, in quanto quella è stata la mia epoca storica. Questo è il mio vissuto, insomma, dal quale non posso in nessun modo prescindere, insomma. Io avevo in mente questo pezzo, questo articolo anche interessante che Maurizio Ferraris ha scritto forse una settimana fa, insomma, per il Corriere della Sera, in cui ribadiva questa
sottolineava l'importanza del cattolicesimo in battimo, che secondo me invece andrebbe riletto in una, probabilmente in una chiave meno ortodossa, non lo so come, perché di ortodosso nel magistero, nell'ermeneutica, sarei per dire, di Vattimo, non c'è nulla. Ma questo elemento, diciamo, del cristianesimo, questo elemento religioso, si è fortemente, diciamo, presentato nella sua riflessione, nella riflessione di questi ultimi anni. Ed è importante, io credo, anche perché, se ci pensate, il Novecento ha avuto due grandi momenti, due grandi filoni, diciamo, in cui la filosofia si è riconnessa, come dire, all'esperienza religiosa. Cioè il versante ebraico, e qui i nomi vanno da Rosenzweig, Benjamin, Martin Buber, Levinas, Ernst Bloch, cioè tutti personaggi che in qualche modo hanno tirato in maniera sufficientemente originale, quasi in una sorta di, come dire, di ideale discussione talmudica, quello che è stato poi il filo, diciamo, della lettura ebraica della storia, insomma. E poi c'è l'altro versante, il versante più strettamente biblico, insomma, con alcuni personaggi molto importanti, insomma, ma tutti in qualche modo interni al magistero della Chiesa, insomma. E forse la figura che più di ogni altra spicca è quella di von Baldassar, insomma. Gianni si è posto in una, come dire, in una condizione completamente diversa, insomma, pur sposando questo interesse. E si capisce benissimo poi, perché è un interesse, diciamo, in cui la filosofia si fa prassi, si fa esercizio, in questo caso anche, come dire, dentro un magistero nuovo, che è quello del nuovo pontefice, cioè di Francesco, con il quale, come dire, idealmente sembrerebbe l'attimo discutere, insomma. Ma lo fa, come dire, avendo acquisito l'importanza di che cosa è stata la secolarizzazione, insomma. Cioè non c'è nessun elemento, diciamo così, immanentistico, religiosamente inteso, tale per cui alla fine ne sentiresti quasi il senso, così, di disorientamento, perché se si guarda a tutta la vicenda, a tutta la storia filosofica di Vattimo, a cominciare dallo scritto del 63, Essere, storia, linguaggio in Heidegger, insomma, e poi passano circa 10 anni per arrivare nel 74 al soggetto e la maschera, cioè a un testo che in qualche modo sorprende, perché è forse uno dei libri più organici che Gianni ha scritto, e dove la figura di Nietzsche viene, per così dire, ripensata anche in una chiave molto estetica e molto artistica, insomma, la figura dell'Übermensch, del superuomo, è una figura che, più che richiamare i tratti strettamente politici, richiamerebbe quelli estetico-artistici, insomma. E dentro questo binomio Heidegger-Nietzsche, Vattimo ha lavorato proficuamente per una ventina d'anni, insomma, producendo le cose, diciamo, che poi si sono imposte anche nel dibattito filosofico contemporaneo, insomma. Tutto partendo da questa idea che in fondo il grande contributo, sia pure su piani diversi, di Nietzsche e Heidegger è stato quello di partire da un'idea di dissoluzione della metafisica, ed è qui poi
a cascata tutte le altre espressioni famose, la morte di Dio, eccetera. Insomma, cioè dove non c'è più trascendenza, allora bisogna capire dove va a parare questo cristianesimo secolarizzato al quale Vattimo ha pensato negli ultimi anni. E secondo me è come se nel pensarlo avesse declinato in una maniera diversa l'idea di pensiero debole, insomma, cioè quel pensiero che non è arrendevolezza. Su questo si è scritto e ironizzato in una maniera direi quasi ossessiva, insomma, soprattutto da parte di alcuni ambienti e giornalistici e accademici, insomma. Allora, quel pensiero in realtà discende esattamente da quell'idea di crisi della metafisica e di morte di Dio, che non è la morte di Dio, è la morte della trascendenza, cioè quindi è qualche cosa di diverso, insomma, dalla immagine di un Dio che non c'è più. È un Dio che continua a esistere dentro un'esperienza che è poi un'esperienza mondana, insomma. Questo mi sembra di capire dalle ultime riflessioni di Gianni Vattimo, insomma. E questa immagine del pensiero debole che si trasforma, e qui è la saldatura anche con una certa idea politica, nel pensiero dei deboli, insomma, cioè dei vinti, di quella crisi che egli coglie in largo anticipo anche su alcune registrazioni, diciamo, telluriche alle quali stiamo assistendo in questi anni, cioè la crisi della globalizzazione e l'esperienza di nuovi localismi, insomma. Gianni ha un pensiero, secondo me, che è declinato quasi sempre in positivo, insomma, cioè è importante, come dire, costruire, non basta distruggere. Questo mi sembra il dato prioritario, o meglio l'indicazione di fondo che c'è ogni volta che deve riflettere su un fatto, su un'epoca, su una situazione, cioè guardare anche a quale può essere la soluzione, insomma. E la soluzione per un pensatore che ha fatto, diciamo, della propria filosofia anche un'esistenza e un modo di vita, insomma, è un rapporto stretto tra una pratica filosofica e una pratica di vita, questa idea diventa, per così dire, fondante. Quest'opera raccoglie gran parte, diciamo, della produzione importante di Gianni. Ci siamo arrivati con qualche sforzo editoriale. Ricordo questo incontro che avemmo per una, come dire, una chiacchierata, che un incontro che era nato per una cosa che avrei fatto per il giornale per il quale lavoro. E poi alla fine di questa conversazione, alla fine del pranzo che ci vide amabilmente chiacchierare intorno alla tavola, venne fuori questa idea che in fondo tutta l'opera di Vattimo rischiava di andare dispersa in mille rivoli, in mille volumi, in decine di volumi che poi si trovano e non si trovano. E l'idea che si potesse creare un corpus, un insieme di esperienze editoriali disperse e ricondurle a un'immagine e a una forma, diciamo, unitaria, con una qualche, come dire, qualche difficoltà iniziale, perché poi era un'impresa anche, se volete, non indifferente, siamo riusciti a portarla a termine. Credo che lì ci siano tutte le, come dire, le linee di un pensiero che, come è stato già detto, ha avuto la,
la sua originalità è un'originalità soprattutto riconosciuta a livello internazionale. Non è poco, perché uno dei problemi di un paese come l'Italia, che ha una tradizione filosofica molto interessante e diversificata, si è fatto il nome di Severino, ma se ne potrebbero fare molti altri, e l'affaccio, diciamo, internazionale, volete un po' per la lingua, ma anche e soprattutto perché c'è una forte dominante, diciamo, di pensiero anglosassone. C'è stato un certo disinteresse nel corso dei decenni del Novecento, con qualche eccezione, ed è bello immaginare che questa presenza, invece, diciamo, a livello internazionale di Gianni Vattimo, si riconfermi anche attraverso questa opera, che non ha la maneggevolezza di un volume, perché come vedete sono più di 2500 pagine, ma ha la forza di rappresentare un pensiero che è stato a un tempo originale e storicamente importante per gli anni, per i decenni che abbiamo vissuto, gli anni 70 e 80 in particolare, mi pare. Grazie per questo intervento che ci ha portati nel centro del discorso. Adesso la parola va al professor Gaetano Chiurazzi, che è ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino, è allievo di Gianni Vattimo e insieme pensatore originale. L'ultimo suo libro, citiamo l'ultimo, Seconda Natura, da Lascaux, intesa come la grotta, le pitture della grotta, da Lascaux al digitale. Gli do la parola. Grazie, e innanzitutto grazie al Centro Parison per aver organizzato questo incontro, appunto, per la pubblicazione di questi scritti di Vattimo, che, come ha detto appena adesso Gnoli, sono degli scritti che sono stati molto importanti per l'epoca in cui appunto sono stati pubblicati. E la mia riflessione questa sera vuole essere proprio su questo punto: perché ripubblicare degli scritti che sono stati importanti anni fa, no? Alcuni, il primo risale al 1963, e perché fare una cosa del genere? No, in che cosa può consistere l'attualità, se c'è, di un pensiero di questo tipo? Nel senso che effettivamente, se si prova ad aprire il libro, io penso che non ci sia una pagina di questo volume che non abbia un significato ancora attuale. Penso anche alle pagine che sono uscite in questi giorni, ieri, sul Corriere e sulla Stampa, con degli estratti dalla Società Trasparente, che è del 1989, e l'altro da Essere Dintorni, che è più recente, del 2018, che però sembrano scritti per certi versi oggi, ma sono in un certo senso ancora attuali. E quindi io mi chiedo: che cosa fa un pensiero attuale? Perché noi possiamo dire che un pensiero che è stato così legato al suo tempo, come ha detto anche Maurizio Pagano, in fondo Vattimo è sempre stato fedele all'idea hegeliana della filosofia come appunto apprendere il proprio tempo nel pensiero, che cosa fa il pensiero di Gianni Vattimo un pensiero ancora attuale? Per quanto appunto lui si è sempre anche molto impegnato giustamente nell'attualità del suo tempo, e quindi tante volte ha scritto su eventi molto contingenti, no? Per esempio l'11 settembre, si possono citare tanti eventi anche politici che appunto hanno ispirato i suoi scritti. Eppure in qualche modo è un pensiero che non è semplicemente legato a quell'epoca, e quindi mi chiedo: che cos'è che lo rende attuale? In cosa consiste questa attualità? Io penso innanzitutto che nell'interesse di Vattimo per l'attualità agiscano due elementi.
a cui possiamo dare dei nomi. Uno è Gadamer e l'altro è Foucault, letteralmente. Nel senso che Gadamer, perché? Perché Gadamer ha sempre molto sottolineato che il lavoro dell'interpretazione proprio deve sempre avere anche un lato dal punto di vista applicativo. No, questa attenzione che Gadamer riprendeva da Ranke per la subtilitas applicandi, come appunto si usa dire con un termine tecnico, non soltanto per quella intelligendi, la comprensione, e la subtilitas explicandi, cioè l'interpretazione vera e propria, questa attenzione per l'applicazione rappresenta proprio l'aspetto pratico dell'interpretazione, che non è un fatto meramente intellettuale, non è solo un fatto di comprensione, di esplicazione, ma è sempre qualcosa che si applica anche alla situazione concreta, alla situazione appunto attuale. In questo ovviamente c'è il riferimento di Gadamer alla filosofia pratica di Aristotele e quindi alla dimensione fronetica della filosofia pratica, quindi attenzione per il kairos sostanzialmente, no? Per il momento opportuno. Quindi l'interpretazione è sempre qualcosa per Gadamer che deve tener conto, proprio come la phronesis, anche di questa dimensione applicativa, l'attenzione per la situazione concreta nella quale si sta vivendo. E questo secondo me è un elemento che spiega appunto questa attenzione di Vattimo per l'attualità. L'altro, come ho detto, è Foucault. L'espressione, Vattimo stesso lo ricorda appunto nel suo scritto Antologia dell'attualità, no, fa riferimento a questa espressione che è stata introdotta da Foucault in questo scritto in cui lui commenta che quella lettera sull'illuminismo di Kant, in cui appunto Foucault distingue da una parte l'analitica della verità, come la chiama, riferendosi a Kant, cioè un tipo di ricerca che si può fare legittima in filosofia su quelle che sono le condizioni necessarie dell'esperienza e che quindi sono a priori, non possono essere cambiate. Dall'altra parte Foucault parla di questa ontologia dell'attualità che dice invece ha per oggetto le condizioni contingenti del nostro essere storico, cioè quelle condizioni che spiegano quel che siamo e perché siamo diventati quel che siamo, e quindi che in quanto condizioni contingenti possono appunto essere anche cambiate. Ecco, l'espressione ontologia dell'attualità in questo senso, no, spiega bene quello che è l'interesse di Vattimo per l'attualità. Appunto cercare di capire perché noi siamo fatti in un certo modo, viviamo in un certo contesto storico, all'interno di certe istituzioni e quindi in un certo ambito anche culturale, e se appunto quali sono state le condizioni storiche che l'hanno determinato, un'indagine genealogica possiamo dire, e che quindi di conseguenza possono anche essere cambiate. Perché devono essere cambiate? Devono essere cambiate perché le condizioni contingenti a volte possono essere costringenti, diciamo così, no? Nel senso che possono essere appunto delle condizioni che generano sofferenza, dolore, discriminazione, preclusione, che è un po' anche quello che leggevamo ieri nelle pagine pubblicate dalla Società Trasparente, insomma, di Vattimo. Cioè il suo interesse per l'attualità è sempre stato, appunto, come in Foucault, un interesse in funzione di una emancipazione possibile. Cioè agisce sempre questo aspetto. L'attualità non è qualcosa alla quale siamo costretti, ma è qualcosa dalla quale in un certo senso a volte dobbiamo anche cercare di, dobbiamo cercare di vedere in che modo possiamo liberarcene dall'attualità. Ecco, questo è secondo me la questione fondamentale, perché significa far riferimento a qualcosa che in realtà non è attuale, un po' come diceva prima Agnoli, ma in questo agisce un aspetto beniaminiano, no? Le voci dei vinti, coloro che nella storia non hanno avuto voce e
E quindi tutte quelle condizioni che in realtà non si sono realizzate nella storia, che avrebbero potuto realizzarsi, non si sono realizzati e che chissà potrebbero realizzarsi. Ecco, io penso che l'interesse di Vattimo per l'attualità è dovuto a questo interesse per la liberazione, per l'emancipazione. Questa è veramente una parola guida fondamentale della sua filosofia, che ispira tutto il suo discorso filosofico. E quindi quello che voglio dire è che in un certo senso questo interesse per l'attualità è dovuto al fatto che nell'attualità c'è qualcosa che non è attuale. È in un certo senso un interesse per qualcosa che è una possibilità storica che non si è realizzata, come ho detto, avrebbe potuto realizzarsi e che quindi della quale bisogna tener conto proprio in funzione di una liberazione possibile. E in questo appunto io penso che il discorso di Vattimo è non attuale, in un certo senso buono, questo che ho spiegato, no? È come dire, il senso vero dell'ontologia e dell'attualità è ricordarsi che c'è qualcosa di non attuale, che è sempre lì, che aspetta di realizzarsi e che è per noi un incitamento per l'emancipazione, qualcosa che non si è realizzato potrà realizzarsi, quindi in realtà è una sorta di apertura sul futuro, quello che per Vattimo è il compito dell'ermeneutica. Uno dei suoi ultimi scritti è proprio Il futuro dell'ermeneutica, che lui ha scritto per l'Handbook di ermeneutica, quello curato da, mi pare, da Malpass. Il futuro dell'ermeneutica, perché l'ermeneutica è mantenere aperto il futuro, cioè il futuro dell'ermeneutica è la sua capacità di mantenere sempre aperto il futuro, appunto in questo senso, a mio parere. E ho detto, è un interesse per, cioè, nell'attualità qualcosa di non attuale, direi in questo senso di un possibile che non si è attualizzato. Ma io penso che c'è anche un altro significato di questa non attualità, ed è quello nicciano delle considerazioni inattuali, un Zeitgemäß, cioè che non sono conformi al tempo. C'è un elemento molto importante in tutto questo, che appunto il non aderire mai completamente al proprio tempo. No, si segue l'attualità, ma questo non significa conformarsi al proprio tempo. E voglio citare appunto Nietzsche, le considerazioni inattuali sull'utilità e il danno della storia per la vita, in particolare, no? Quindi questo aspetto della storia in cui Nietzsche appunto parla di una storia critica, e nella prefazione che Nietzsche scrive appunto alla seconda inattuale conclude con queste parole che voglio appunto leggere, e dice Nietzsche: perché io devo fare il filologo? No, il filologo non significa occuparmi del passato semplicemente, dice, ma la mia operazione è quella di operare sul mio tempo, dice, in esso in una maniera inattuale, e cioè, dice Nietzsche, contro questo tempo e pertanto su questo tempo e speriamo a vantaggio di un tempo futuro. Ecco, io penso che la vera attualità di ogni pensiero filosofico sia proprio questa, quella di mantenere in se stesso un briciolo di inattualità, nel senso appunto che ho cercato di spiegare. Io penso che il pensiero di Vattimo è esattamente così. Grazie. Grazie, molte grazie a Nino. Direi che c'è anche molto Hegel in questo, quello che io chiamerei un pensiero che abbia un respiro lungo come il mondo, no? Non si interrompa prima, ma sia presente. Adesso passiamo la parola a Sergio Givone, che anche lui è un allievo di Parison, è stato professore di estetica prima a Perugia, poi a Torino, poi è professore emerito dell'Università di Firenze, però uno dei suoi primi passi, non il primissimo, uno dei primi è stato di essere assistente di estetica, no? All'Università di Torino, dove il professore era uno di cui abbiamo già parlato abbondantemente, era il tempo degli istituti, no? Non c'erano i dipartimenti.
E poi è diventato uno dei filosofi, delle voci più note e incisive del pensiero italiano. Ricordo il libro su Dostoevskij e la filosofia, la storia del nulla, poi ce ne sarebbero tantissimi che non posso citare. L'ultimo è I presocratici, ritorno alle origini. Grazie, ti do la parola. Grazie a tutti voi, grazie agli amici del Centro Parison e grazie a Gianni naturalmente. E detto grazie, vengo subito all'argomento, cominciando dalla domanda che in occasione della pubblicazione dell'opera Omnia di un grande filosofo non è possibile non porsi. E ci vuole una certa sfacciataggine per farla, questa domanda, per porsela in modo diretto e senza arzigogolare, ma lo faccio lo stesso, lo ha fatto anche Antonio Gnoli nella sua bella introduzione e forse se l'è fatta anche Vatti, ma la domanda è: ma che cosa resta, che cosa è destinato a restare di questo enorme lavoro durato 7, forse 8 decenni? Quale traccia lascerà questo lavoro? Traccia proprio nel senso di un cammino a seguire da parte di quelli che verranno dopo di noi e che, a ragione o a torto, continueranno a fare questo mestiere. Ecco, che cosa resta dell'opera, come la chiama Nino Chiurazzi, giustamente, l'opera di Gianni Vattimo. Tante cose si potrebbe rispondere, ma io tra tutte queste cose ne voglio scegliere una. E direi che resta il problema della verità, perché questo è il problema che Gianni ha posto al centro del discorso filosofico nel modo più radicale e al tempo stesso dialettico che sia possibile. Perché dico questo? Perché Gianni ha portato a fondo, ha decostruito la nozione, l'idea, il concetto di verità e lo ha spinto fino al punto di rottura, fino al punto di non ritorno, al punto in cui appunto la decostruzione ci fa vedere della verità qualcosa di cui possiamo e anzi dobbiamo fare a meno, liberandocene, lasciandocela alle spalle. Ma è questa l'ultima parola? No. È così radicale, è stato così radicale Gianni in questo portare a fondo il concetto di verità, tanto da mostrare in esso qualcosa come un fantasma che non serve più, che è una griglia inutile di cui dobbiamo liberarci, che io stesso ho pensato che questa fosse l'ultima parola di ma non è così. Non è così, perché è solo il preludio a una riproposizione del problema e quindi del concetto, un altro concetto di verità. Qual è il progetto che sta alla base di questo lavoro e com'è arrivato a questo Gianni? La parola chiave, io credo, è liberazione. Parola che torna nei suoi, non solo nei suoi ultimi scritti, ma in tutta l'opera. Liberazione, liberare, liberarci da. Ed ecco la domanda. Liberarci dalla verità, diciamo pure liberare il mondo dalla verità come da un fantasma che ci imprigiona e ci svia, o liberare la verità al mondo? Liberare il mondo dalla verità o liberare al mondo una verità altra, cioè una verità non più legata al principio di identità e di non contraddizione. Le cose sono quelle che sono, non possono essere diversamente, è così perché è così, ma la verità legata non alla necessità bensì alla libertà,
una verità libera, una verità che ha luogo nel linguaggio, che il linguaggio poetizza, simbolizza, ci restituisce appunto in termini di simbolo, di poesia, di mito, di religione e quindi di futuro, di speranza, che è per l'appunto la verità legata alla libertà e non alla necessità. Quante volte Gianni è tornato su una delle frasi più, delle tesi, che è una tesi più citate, ricordate ed equivocate di Nietzsche. Quel Nietzsche che credo di dover dar ragione a Nino Chiorazzi quando dice che è il vero autore di Gianni, anche più di Heidegger. E quasi sono tentato di dire, in fondo Heidegger gli è servito per capire Nietzsche e trovare in Nietzsche quello che davvero cercava, quella liberazione della verità del simbolico, della verità del mitico. Bene, qual è la frase di Nietzsche? La ricordiamo tutti, non ci sono fatti, ma solo interpretazioni, e anche questa è un'interpretazione. Come viene interpretata questa frase? Nel senso, per l'appunto, della liquidazione della dura verità del fatto. Ma non è così. Perché i fatti continuano a esserci, perché i fatti non ci sono più in quanto fatti, ma ci sono in quanto interpretazioni, ci sono in quanto continuano a esserci, in quanto si offrono all'interpretazione, in quanto sussistono nell'interpretazione. Un fatto non è niente se non interpretato. Ma interpretato è per l'appunto un fatto interpretato, è qualcosa che, dice la conclusione, è un fatto che l'interpretazione resista, che l'interpretazione nel mondo in cui non ci sono più fatti continui a essere che cosa? Uno degli infiniti fatti che l'interpretazione inserisce nel mondo, creando il mondo, facendolo essere, riempiendolo di miti, di simboli, di valori, di attese, di speranze, allargando l'orizzonte del senso. Questo è il progetto di Vattimo. E in questo senso parlo del problema della verità posto in chiave dialettica. La verità portata a fondo, la verità decostruita, la verità smascherata, è la stessa verità ritrovata e riproposta come altro da sé. Non la verità legata alla necessità, è così perché è così e non può essere altrimenti, ma la verità legata alla libertà. È così ma potrebbe essere, è così ma in futuro, la verità declinata non soltanto al plurale, ma al futuro, è la verità escatologica. Ecco, questo mi spiega il punto d'arrivo del pensiero di Vattimo. Vattimo è stato tra tutti gli allievi di Parsons certamente quello più trasgressivo, quello che è più addirazzato, quello che abbiamo pensato si fosse più allontanato dall'insegnamento del maestro. Se quello che ho detto ha un senso, verrebbe da dire proprio il contrario, almeno su questo punto. Se è vero che Vattimo svolge l'ontologia, che di questo si tratta, in una escatologia, se la verità non è più la verità del è così perché è così, ma è la verità di là da venire, la verità non solo inesauribile, ma che sempre di nuovo si ripropone come altra da sé, è la più grande forma di liberazione che si possa pensare.
Se questo è il nucleo del pensiero di Vattimo, allora il pensiero di Vattimo è lo svolgimento dell'ontologia. Uno dei suoi primi libri si chiama proprio Ontologia dell'arte, ma guarda un po', non ontologia del fatto, non ontologia della fatticità o della fattualità, ma ontologia dell'arte. L'ontologia, grazie all'arte, viene spostata, trasformata in escatologia. Ma Parison è morto con un rimpianto, lo sappiamo tutti, di non aver fatto questo, il rimpianto di non avere dedicato abbastanza tempo all'escatologia. Lui diceva addirittura di non aver pensato a fondo il più impensabile dei problemi, ma da pensare, il problema dell'apocatastasi. E che cos'è questo? Che cosa significa questo rimpianto? Significa che l'ontologia della libertà, quella di Parison, è un'ontologia della libertà, non è un'ontologia della necessità. L'ontologia della libertà non può non trasformarsi in una escatologia. Ecco, Vattimo ha fatto questo. Vattimo ha trasformato l'ontologia in una escatologia. La liberazione dalla libertà è diventata liberazione della libertà. Anziché liberare il mondo da un fantasma, da uno strumento non più servibile, non più utilizzabile, lui ha inserito nel mondo questo strumento completamente trasformato, inserendo appunto nel mondo, ed è un fatto questo. La verità che libera. Ed è questo forse il tratto più autenticamente cristiano del suo pensiero, quel cristianesimo che dura lungo tutto il percorso da lui compiuto in queste sette decenni. Leggo forse nell'introduzione di, non ricordo se di Antonio o di Nino, questo riferimento di Vattimo ai suoi primi anni, quando gli anni dell'umanesimo integrale di Maritain, quando si proponeva di dare il suo contributo per un umanesimo cristiano. Ecco, il cristianesimo di Vattimo lo cogliamo certamente alle origini, nella proposta di un cristianesimo integrale, ma alla fine nella riscoperta della valenza escatologica del cristianesimo stesso e di una ontologia della libertà che vuole essere interpretazione del messaggio cristiano. E questo Nietzsche ha scritto, è un aforisma, frammento, una storia della verità, che in realtà è una storia dell'errore. E alla fine di questa storia la verità ha le ossa rotte, ne esce proprio male, nel senso che di vero non c'è più niente. È difficile dare torto a Nietzsche. Guardarsi intorno, l'attualità, questo ci dice. Di vero non c'è più niente, ma se non c'è più niente di vero, non c'è neanche più niente di falso, perché è questo che dice Nietzsche. Ma il fatto che non ci sia più niente di vero, e dunque più niente di falso, questa disfatta, questa sconfitta, questo annientamento della verità, che cosa significa? Significa che il mondo si è evaporato, significa che il mondo postmoderno è quella cosa lì, quel fumo, quell'affabulazione, quel disfacimento di ogni realtà. Significa questo, ed è questo che spesso viene imputato a Vattimo, o non significa qualcosa di profondamente diverso? E cioè che il mondo si è altro che trasformato in fantasmagoria, fumisteria, fumo e affabulazione. Si è trasformato in interpretazione della verità. Si è trasformato nella verità che libera.
cioè in un'idea di verità appunto legata alla libertà e quindi sempre nuova, anche se parente stretta della simulazione, dell'invenzione, del gioco, dell'arte, del mito, della religione. Ma questo significa rendere il mondo più ricco, più pieno. Questa liberazione del simbolico significa rendere il mondo più spesso, cioè riconoscere nel mondo uno spessore, o significa dissolverlo e nientificarlo. Io credo che sia una domanda retorica questa, perché per l'appunto se l'ontologia è in realtà com'è una escatologia, se la libertà non viene liquidata come gli viene imputato, e io stesso ho avuto a volte questo timore, ma ritrovata, ricostruita, se la decostruzione è al tempo stesso una ricostruzione, introdurrei un altro filosofo che in battimo compare solo marginalmente, ma sempre con molta attenzione, ed è Vico. La verità di Vico è questo, è la verità del factum che è fictum, che è inventato, che è simulato, che è prospettato al futuro, per esempio. È così, ma potrebbe anche essere cos'ha. Al momento lo stato delle cose è che il mondo vero si è inabissato e neanche il mondo falso c'è più. Ma chi lo dice che domani, questa verità proiettata al futuro e pensata al futuro non apra uno scenario completamente diverso? È la fede sostanza di cose sperate. La fede sostanza di cose sperate. Sperare crea il mondo. Ho citato Vico, ma citerei un altro autore, William James. Cioè, certamente resta vero, Vattimo ha letto Nietzsche e si è trovato in Nietzsche quello che credo lui abbia trovato e che il suo lascito lo deve in buona parte ad Heidegger. Ma lo deve anche al pragmatismo americano. Lo deve anche a Rorty, alla sua amicizia con Rorty, alla stima che Rorty aveva nei suoi confronti, ampiamente ricambiata, ma appunto ampiamente ricambiata. Il pragmatismo americano, ricordate William James, l'interpretazione, a questo mi aveva richiamato tanti anni fa Giuseppe Riconda, l'interpretazione data da James del pari di Pascal. Vale la pena scommettere per un mondo di resurrezione, di redenzione, per un mondo altro, per un mondo in cui siamo salvi. Ma questo non è soltanto un calcolo, che ci mette il cuore in pace. Vale la pena, meglio, tanto qui no, perdo poco, e invece là perderei tutto, o meglio, là guadagno tutto, qui perdo poco, meglio tentare. Non è questo. È che la volontà di credere, spiega James, è creazione di mondo. Il fatto che io creda che il mondo possa essere un po' meno squallido, un po' meno schifoso di quello che è, attiva la possibilità che quel mondo meno squallido e meno schifoso sia veramente. Perché questo è il significato del veramente che c'è nella famosa frase di Gadamer, tanto amata da Gianni. È nel linguaggio.
che le cose sono veramente quello che sono. Parlandone, sforzandomi di gettare sulle cose una luce che me le faccia vedere diverse, altre, accogliendole queste cose, amandole, anche quando sono detestabili, io le rendo effettivamente amabili. E non è che semplicemente mi illudo che siano, le rendo davvero così. E questo è il senso pragmatistico della sostituzione da lui proposta della nozione di verità con la nozione di carità. E carità è questo. Carità è credere che veramente le cose possano, se non stanno, possano stare in un modo diverso, altrimenti. La parola chiave qui è comprensione, comprendere. L'ermeneutica nasce su questa distinzione, lo si sa benissimo, tra Verstehen ed Erklären, da dove l'Erklären riguarda i fatti storici che vengono alla luce, così come riguardano le scoperte scientifiche, invece il Verstehen, che cos'è il Verstehen? È la comprensione. Comprensione da intendere non solo come atto dell'intelligenza, ma come atto pratico, come atto squisitamente morale. Come quando uno dice al suo prossimo: ti capisco, e lo so che quel tale è umiliato da tutti e nessuno gli crede, ma nonostante questo io lo comprendo. Questo è comprensione, non è solo un atto dell'intelligenza. È un gesto di affetto, è carità, caritas, senza l'H, cioè caritas non da caris, ma caritas da caro, mi è cara quella persona, tutto qui. Allora, se la verità è questo, è il voler credere che qualche cosa di spregevole o di detestabile sia invece com'è in fondo, possa essere amabile, ecco che lo rendo tale. Allora questo valore pragmatico della, e non meramente teoretico del concetto di verità, ecco che cosa svolge l'ontologia in una escatologia. Io credo che questo problema ce lo porteremo dietro, lo lasceremo a chi verrà dopo di noi. E siccome Gianni questo problema l'ho posto come forse nessuno ha saputo fare a quel livello e con tanta profondità, avremo ancora a che fare con lui, con i suoi scritti, o avranno a che fare con lui, con i suoi scritti, le generazioni future. Grazie. Grazie a Sergio Givone per questa lettura in prospettiva escatologica. Non so se Gianni era un po' preoccupato di essere, o sorpreso di essere un teorico dell'escatologia. Comunque, e poi hai ricordato anche il pragmatismo, Jedda James, Arorti, e quindi un contributo che arricchisce la nostra riflessione. Adesso passiamo all'ultimo degli interventi previsti, quello di Leonardo Messinese, che è professore di storia della filosofia moderna nella Pontificia Università, ex professore. Già professore e adesso di metafisica nella Pontificia Università Lateranense, come dicevo prima, è anche direttore della rivista Aquinas, ha scritto molto sul tema Dio e sulla metafisica.
il libro Il problema di Dio nella filosofia moderna, è stato tradotto in inglese e francese, e ha scritto Nel castello di Emanuele Severino, e l'ultimo libro Il filosofo e la fede, il cristianesimo moderno, tra virgolette, di Gustavo Bontadini. Lo ringrazio, gli do la parola. Ecco, mi auguro di non sciupare tutte le cose che sono state dette finora. Dovendo dire qualcosa di un rapporto personale, che non significa una frequentazione della persona, ma una frequentazione del pensiero di Vattimo, è qualcosa che è andato crescendo nel tempo. Come faccio di solito, non soltanto per quanto riguarda la filosofia, ma anche per altri campi come quello della musica, insomma, quando qualcosa o qualcuno, un pensiero è molto noto, se ne parla molto, in genere lascio un po' decantare. Prima si ricordava il rapporto tra attualità e ontologia dell'attualità, ecco, e si è fatto cenno anche alla inattualità, ecco. Quello che resta, si è detto, bene, resta qualcosa appunto perché non si è appiattito sull'attualità, resta qualcosa, restano gli scritti, e vederli non tutti insieme raccolti, ma per una buona parte raccolti, è proprio il segno non di che cosa resterà, ma di che cosa effettivamente è restato e resta. E se c'è una parola che forse può, una parola del lessico filosofico intendo dire, che può racchiudere tutto questo, è una parola che accanto a quella appena ricordato, Sergio Girone, verità, Vattimo ha coltivato, la parola essere. E quindi credo che il rapporto che si potrebbe vedere di raccogliere l'insieme del suo pensiero attorno alla parola verità, lo si potrebbe fare, questa operazione si potrebbe fare anche in relazione alla parola essere e a quella che è molto vicino, cioè ontologia. Al limite, forse, si potrebbe dire che l'ontologia, naturalmente non metafisica, di Vattimo, è in qualche modo ciò che corrisponde a una filosofia prima. In che senso uso questo termine, filosofia prima? Appunto, non perché si tratti di una filosofia prima al modo della metafisica aristotelica, ma è ciò che presiede l'insieme dello svolgimento che gli ci ha dato occupandosi di altri elementi e che tradizionalmente si chiamerebbero filosofia seconda, fino a quella emergente filosofia seconda che lui ha coltivato soprattutto negli ultimi anni, che è quella della religione. Ci ha dato in fondo una filosofia della religione. E però, appunto, occorrebbe dire qualcosa in più riguardo appunto a questa parola essere e alla disciplina che se ne occupa, e cioè ontologia. E ripeto, naturalmente, nel modo in cui se ne è occupato Vattimo. Sotto questo aspetto, allora, io non farei una sorta di, insomma, di selezione o di gara nel vedere quale tra i due, cioè Nietzsche e Heidegger, presiedano al suo pensiero. Io parlerei di una presidenza duale. E potrei citare un breve scritto di Vattimo che è esemplificativo di questa che sto chiamando presidenza duale, quando scrive un saggio su Nietzsche che interpreta Heidegger. Nietzsche interpreta Heidegger. In quel saggio ci dice che appunto per un verso la comprensione non dello storico della filosofia nel senso corrente del termine, ma di chi si occupa della storia della filosofia in modo pensante, consente di rileggere l'essere
di Heidegger alla luce di Nietzsche e nello stesso tempo di reggere Nietzsche in questa prospettiva ontologica. Ecco. Se dovessimo indicare un tema per dire ma da chi partiamo, insomma, perché da qualcuno bisognerà partire, da qualcuno l'attimo è partito dei due, pur tenendoli insieme, pur quasi rincorrendosi questi due a seconda dei temi che svolgeva. Adesso indicherò qualche tema dove l'uno rincorre l'altro. Ecco, per quanto riguarda l'origine propriamente speculativa, filosofica, direi Heidegger, Heidegger di essere tempo. Nel modo in cui lo legge Vattimo, qui ovviamente non dobbiamo parlare delle possibili diverse letture, dobbiamo parlare della sua lettura. E nella sua lettura, che non è soltanto, anche nel caso di Heidegger, una lettura da storico della filosofia, ma da chi vuole trovare in Heidegger quello che cerca, in fondo si potrebbe dire così: ogni volta che si interpreta un testo noi troviamo quello che cerchiamo, in fondo forse questo è il senso più semplice che vuole consegnarci la parola ermeneutica. Ebbene, Vattimo dice che possiamo comprendere l'essere heideggeriano se noi guardiamo all'esserci. E l'esserci è l'esserci per la morte. E quindi il senso dell'essere in Heidegger è quello che ci è dato dal tempo, ma dal tempo nel senso dell'esserci, dell'uomo mortale. Ecco. E che cosa è stata in generale la filosofia dalle sue origini se non un pensare a partire dalla morte, non un pensiero della morte, un pensiero suo, ma un pensare a partire dalla morte. Qualunque cosa poi significhi questo termine apparentemente chiarissimo per tutti quanti noi. Ecco. E invece dove in qualche modo, dicevo prima, Nietzsche rincorre Heidegger nella prospettiva di Vattimo. Ecco, rincorre in relazione ad un altro rapporto di concetti, quello di essere e di apparire. È un concetto che presiede il suo primo grande libro su Nietzsche, no? Quello del 74, come ho ricordato, ma che in qualche modo fa parte di quel testo anche prima ricordato da Chiurazzi, La società trasparente, no? Ecco, dove ecco, quel momento, posso dire forse quasi di euforia, che Vattimo ha manifestato e credo rispetto al quale poi abbia in seguito fatto non una retractatio, ma abbia messo un po' dei paletti riguardo a questa spettacolizzazione, a questa mass mediatizzazione dell'essere della società trasparente. Ecco, lì è la presenza di Nietzsche certamente è maggiore. E quindi, ripeto, questa coppia, questi dioscuri, sono in qualche modo i due cavalli che Roriga Vattimo deve cercare di portare avanti, di tenere insieme, perché l'uno non vada troppo più avanti rispetto all'altro. E se uno è andato un po' più avanti, l'altro deve cercare di raggiungerlo. Al punto che, dicevo prima, se si deve incominciare da qualche parte con i due, si incomincia forse con Heidegger, il motivo che ho indicato, ho citato essere tempo, ho citato l'esserci, l'essere per la morte dell'esserci, ma anche nel tratto finale, in qualche modo, la presenza di Heidegger si fa un po' più, diciamo, più forte rispetto e fornisce quei paletti, diciamo così, di quei paletti rispetto alla società trasparente. È stato ricordato un altro termine importante di Vattimo, il termine emancipazione. Ecco, certamente è importante e continua a essere importante anche in relazione e in riferimento alla
maggiore attenzione e presa di posizione anche personale rispetto alla dimensione religiosa, questo della emancipazione. Non si può dire, si errerebbe nel ritenere che a motivo di questa accentuata presa di posizione religiosa, anche qui dovremmo dire, insomma, non nel senso, diciamo, catechistico, termine che Vattimo usa, ma in senso lato, questo vada a scapito dell'emancipazione, ma emancipazione significa riferimento più a Nietzsche che a Heidegger, ecco, l'elemento religioso, perché lo riferisco alla concezione dell'essere heideggeriana? Perché comunque questo riferimento alla morte lascia sempre un'aura e un'ombra di mistero, e il riferimento al cristianesimo in Vattimo passa anche attraverso un elemento di preghiera che va compieta, e va compieta ci ricorda Heidegger, ecco. E allora tutto questo mio dire, spero non troppo confuso, perché i fili sono tanti e altri se ne potrebbero aggiungere, vorrebbe dire questo, che davvero Vattimo nel corso del tempo, anche a me che inizialmente ho lasciato che decantasse in quello che andava svolgendo, è venuto a presentarsi, a manifestarsi come un pensiero che, avendo determinate origini, non può essere ridotto semplicemente a svolgimento di quelle origini. Sarebbe minimizzare in modo ingiusto qualcosa che è più grande. Davvero il suo pensiero è cresciuto su questi autori, a partire da questo, ma si è costituito in una sua personalità, in una sua formazione, una sua forma che fa davvero sì che si possa parlare del pensiero di Vattimo. Un'ultima notazione, ecco, per varie ragioni, non soltanto credo per le ragioni dello spazio, ecco, un testo di Vattimo, che non è solo di Vattimo, che non è presente nella raccolta, è un volumetto pubblicato alla fine degli anni 80, non so se nell'89 mi sembra, che faceva seguito a una serie di conversazioni televisive di Vattimo con 8 pensatori italiani, Filosofia al presente. Ecco, io ho riletto questo testo, non è stato sufficiente di vedere, ovviamente non tutte insieme queste pagine, ma insomma ho riletto anche questo testo, Filosofia al presente. Sarebbe interessante ripubblicarlo magari con un'introduzione, magari se Vattimo potesse rileggere a distanza di tempo e di anni quelle diverse conversazioni. In alcune si vede, man mano che va avanti questo dialogo, come le posizioni si avvicinano, e Vattimo solitamente ha piacere che il movimento del dialogo porti ad un avvicinamento delle posizioni. Ci sono due di queste relazioni dove le distanze sono maggiori, e poi ce n'è una dove forse dovrebbe dirlo lui, e quindi parlo di una terza posizione, dove distanze inizialmente maggiori forse sorprendentemente anche per lui si sono fatte invece molto minori. E cito questi filosofi, ecco, mi è sembrato che sia nel dialogo con Severino che con Carosini, ecco, si sia giunti a delle differenze, ma per motivi diversi. Perché rispetto a Severino era la concezione dell'essere radicalmente diversa, che non permetteva una comunicazione. Ma la cosa che forse, insomma, è più sorprendente è che con un filosofo certamente come Carosini, grande pensatore italiano anche lui, ecco, dove certamente era comune tra Vattimo e Sini la distanza rispetto alla metafisica, e tuttavia, vedo, se si va a leggere quelle pagine, si vede come strada facendo davvero non ci si comprenda più. Ecco, mentre nella conversazione con Italo Mancini, dove si parlava, a un certo punto si vede come
Ecco, insomma, e non ci sorprendiamo di questo alla luce, ripeto, degli scritti che ci ha consegnato in questi ultimi anni. Quindi, ripeto, sarebbe interessante ripubblicarlo naturalmente con una rilettura che ripensa a quelle conversazioni a distanza di anni, ma tutto questo per dire un'ultima cosa, come davvero l'attenzione al dialogo in Vattimo non è mancata, l'ha messa in atto questa attenzione, ha messo in atto questo concetto di filosofia come conversazione, non lo ha soltanto, per così dire, predicato, ma lo ha effettivamente praticato. Ecco, grazie.